Questo è il famoso Arco dell'Annunziata, anche detto Porta Napoli, visto che collega la città di Aversa con la città di Napoli. Sulla destra dell'arco c'è la chiesa dell'Annunziata, sulla sinistra invece c'è il campanile della medesima chiesa. Questo arco è sorto nel 1518 ed è il simbolo più famoso di Aversa. Inoltre la sua parte più riconosciuta è quella dell'orologio a due facce. Città di Aversa, provincia di Napoli, contea normanna, fondata dal re Ruffo Drengo nel 1030, era vulgare. Questa è via Roma, la strada dello shopping aversano. Alle nostre spalle c'è il monumento dedicato ai caduti in guerra. Dietro ancora troviamo il municipio. Ad Aversa è nato uno dei più grandi compositori esponenti dell'opera buffa, cioè Domenico Cimarosa. E questo è il teatro dedicato a lui. Questa è la casa di Cimarosa. Questa è la cattedrale di Aversa. La chiesa è stata eretta su un'antica cappella di Sanctum Paulum et Aversa. Occupa il lato orientale della piazza, area dell'antico cimitero e ombelicus, nel centro antico. La chiesa è iniziata dal 1053 e completata
da suo figlio Giordano nel 1090. La grande chiesa, durante i suoi 10 secoli di storia, ha subito rimaneggiamenti e trasformazioni che ne hanno alterato l'antico aspetto originale.